anche quest'anno torna OP Meetings, il grande appuntamento annuale di fine estate delle edizioni Studio Domenicano nel nostro convento patriarcale San Domenico di Bologna. Una giornata da vivere insieme per nutrire e rinfrancare la mente e il cuore. In questo anno giubilare per l'ottocentenario del transito al cielo di San Domenico, il nostro patriarca, il 6 agosto del 1221. Un'occasione di grazia che ci invita a valorizzare la tradizione e l'eredità di San Domenico a servizio del bene delle anime. Il nostro appuntamento inizierà alle 10:45 con l'intervento di Padre Giuseppe Barzaghi, docente di filosofia e di teologia sistematica, che ci intratterrà sul tema Un'immagine tira l'altra, il divertimento teologico di San Tommaso d'Aquino. Ascolteremo Padre Giuseppe Barzaghi che ci spiegherà il titolo che ha voluto scegliere per farci scoprire il modo di contemplare e di vivere, secondo la gioia del Vangelo, che ci insegna San Tommaso. Alle 11:30 il secondo appuntamento della giornata sarà con noi Antonia Salzano Acutis, la mamma del beato Carlo Acutis, che insieme a padre Giorgio Maria Carbone, docente di teologia morale e di bioetica, ci forniranno una testimonianza sul beato Carlo. Tutti nascono originali, molti muoiono fotocopie. Una frase cara al beato Carlo, fatta propria anche dal Santo Padre nell'enciclica Gaudete et Exultate. Il pomeriggio si aprirà con la visita guidata ad alcune aree della nostra basilica e del convento. Continueremo alle ore 15 con l'intervento di padre Davide Pedone, già priore del nostro convento patriarcale, ora maestro di formazione dei frati studenti domenicani, che presenterà il suo ultimo testo, Andata e ritorno, l'attualità e la profezia di San Domenico 800 anni dopo. 800 anni dopo il suo transito al cielo, l'attualità di San Domenico per i nostri tempi. Infine alle 15:30 il grande incontro conclusivo della giornata. Sarà con noi Monsignor Giampaolo Crepaldi, arcivescovo di Trieste, grande esperto di dottrina sociale della Chiesa, già segretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace e fondatore presidente emerito dell'Osservatorio Internazionale Cardinale Vantuan sulla dottrina sociale della Chiesa. Con lui interverranno padre Giorgio Maria Carbone, il professor Massimo Gandolfini, neurochirurgo e portavoce del Family Day, del comitato Difendiamo i nostri figli, e il dottor Riccardo Cascioli, direttore del quotidiano online La Nuova Bussola Quotidiana. Ci intratterranno sul tema Ripartire con coraggio e fede, problemi, scenari, prospettive per questo tempo. Vi aspettiamo sabato 18 settembre nel nostro convento patriarcale per vivere qui insieme una giornata nella gioia dell'incontro e della testimonianza della verità, la verità che ci fa liberi. Thank you.